penso che con tutte le attenzioni per le norme di sicurezza igienico-sanitarie si possa trovare un modo per far fare a questi ragazzi una prova dopo anni di sacrifici di studi, spesso non pagati, chiaramente in termini di tirocinio e di abilitazione alla pratica, ecco, che finalmente possano fare l'esame e possano lavorare come chiedono. Molto semplice. 20.000 studenti pronti a fare un esame che non sanno se e quando lo potranno fare e se e quando potranno essere pagati. Quindi è bene che in condizioni di sicurezza si trovi il modo di far fare l'esame.